È stata esposta per la prima volta a Teramo la teca che custodisce i resti della Fiat Croma blindata della scorta di Giovanni Falcone, denominata Quarto Savona 15, l'auto distrutta dall'esplosione di Capaci dentro la quale furono trucidati il giudice, sua moglie Francesca Morvillo e i tre agenti della scorta, Antonio Montinaro, Rocco Di Cillo e Vito Schifani. La Quarto Savona 15 è il simbolo della memoria della strage e uno dei simboli più importanti di lotta alla mafia. A distanza di 27 anni dal tragico evento, ancora oggi la vettura percorre chilometri per testimoniare la forza della legalità, messaggio rivolto soprattutto alle nuove generazioni. È un giorno importante, il 9 maggio, sia per quanto riguarda ciò che è accaduto tanti, tanti, tanti anni fa, per la morte di Pippo in passato, e nello stesso giorno anche il ritrovamento del cadavere di Aldo Moro. Ma è un giorno importante anche per far comprendere ai giovani ciò che c'è stato. Comprendere ai giovani perché tipo, in passato è morto, perché sono morti altri funzionari dello Stato, perché sono morti alcuni magistrati, tra cui quelli che vogliamo ricordare sono Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, con i quali ho avuto l'onore di lavorare nel cosiddetto pool antimafia dell'ufficio di giustizia di Palermo, che ha dato vita al primo importante grande processo contro la criminalità organizzata, il più grande e il più importante che sia stato sinora celebrato al mondo. Il nostro lavoro risale agli anni 80, 80 e 90, quando i giovani non solo non c'erano, ma forse i loro genitori andavano ancora a scuola oppure all'università. Quindi sono esperienze molto lontane da loro, ma sono esperienze che devono essere seguite. Perché vedete, i giovani devono comprendere che è importante la scuola, innanzitutto, che è quasi un ordinamento istituzionale, come disse Piero Calamandrei, ma è importante perché loro sappiano di essere protagonisti della loro vita, padroni della loro vita. Non devono sentire che altri se ne impadroniscano, devono sentire la dignità di essere cittadini e non sudditi, e soprattutto devono comprendere bene che non bisogna mai chiedere per favore al potente politico o mafioso del momento, quello che loro invece spetta di diritto.